Salve a tutti. Prima di iniziare la puntata stavo notando che non c'ho il braccialetto, me lo sono dimenticato di sotto. Vabbè, mi sono appena fatto la doccia, per cui per quello. Però siccome non ho tanto tempo, non è che non so quello che sto dicendo. Comunque, salve a tutti, puntata di un orato di domenica 5, sì, perché domani è il 6 e domani inizia anche un po' un casino. Per cui, per scoprire cosa, iscrivetevi corso al canale, sotto c'è il pulsante, attivate la campanellina. Come avete visto, non l'ho creato, questa animazione non la creerò mai. E se dovrei farlo, vabbè, lo faremo chissà quando, mai. E lo dicevo, attivate la campanellina, in descrizione troverete due link, uno serve per donare anche solo un euro per il sito dell'Istituto Cinematografico a Fornace, e tra dico sangue che mi esce da qui, pare, e l'altro invece per seguirmi in ogni dove. Bene, di cosa parliamo oggi? Ma di diverse cosucce, oggi sostanzialmente, anche oggi non è che ho fatto chissà quanto, ho fatto un po' una sfoltita, l'ho fatta dirlo, perché sennò altrimenti mi dava troppo fastidio. Più che altro perché quella che va iniziando domani, insomma, sarà una settimana, ho fatto un po' lo schifo però, sarà un po' due settimane de fuego. E per cui, insomma, siccome per un attimo sistemare tutto ci vuole tempo, ecco, cosa che io non avrò, e allora un attimo ho dato una sfoltita, in modo tale che, insomma, diciamo che c'ho un po' meno, ecco, dover stare lì notte e giorno, insomma, un po' di più dura, e quindi meglio. E perché per farsi la barba ci vogliono 2 secondi, ma per sistemare un po' meglio, non fare disastri come è successo un giorno che avevo tagliato praticamente metà baffo, e ci vuole tempo, ecco. Per cui quando ho tempo faccio cose e vedo gente bene, e quindi vabbè, quindi questo. Di cosa parliamo oggi? Ma delle cose tagliote, no, cioè delle stronzate, cazzate che hanno detto qualcuno riguardo. Purtroppo la mia posizione, pur essendo del partito militare al governo, ecco, cacciate via sti imbecilli, ecco, per cui capite che per me nessuno di questi nell'arco sono molto dittatoriale a questo punto, anzi sono molto democratico, come disse, chi era? Piroso, mi pare sì. Sono molto democratico, ascolto tutti ma poi decido io, ecco. In questo caso pure sono molto dittatoriale a sto punto di vista, perché purtroppo, ecco, non c'è niente da fare, certi popoli sono più, come dire, sono più svegli, sono più hanno la propensione a non sapersi autogestire, ecco, la serie. Ci vuole sempre qualcuno un po' più coso, secondo me, poi dopo, per carità, poi c'è qualcuno che scambia la democrazia per anarchia pura, per assenza di legge e governo. E dice, ma siamo in democrazia quindi posso farlo. No, ci sono delle leggi, ti ricordo, insomma, ecco, non vivi nello stato di natura, e quindi questo, e un po', insomma, vabbè, un po' se poi dopo oltretutto scegliete dei completi imbecilli, ecco. Ma ripeto, tutto l'arco parlamentare attualmente in essere è completamente è formato da imbecilli, ecco. Per cui, insomma, non riesco a trovarne sinceramente uno che dice, ah sì, no, questo è proprio quello che c'è. Ecco, per cui capite bene com'è la mia visione, però insomma, cioè, dare contro la roba, un provvedimento che
sbagliato perché in Italia, porca puttana, come ho già detto, è pieno di imbecilli, è pieno di che votano imbecilli, è pieno di persone che devono fregare il prossimo, di persone che si pensano più furbe, invece sono dei criminali, perché chi va contro la legge è un criminale a casa mia. Ecco, e quindi per quello non funziona. Se fosse un paese civile formato da gente che ha la testa invece di ragiona con la testa anziché ragionare con altre parti del corpo, diciamo ben diverse, diciamo anche ben distanti dalla testa, ecco, funzionerebbe forse, cioè, più che altro io mi immagino sempre io, nel mio caso mi sarebbe fatto molto uso, molto molto uso, non so cosa voglia dire, sarebbe stato molto utile, quantomeno perché insomma chi mi conosce forse lo sa e chi non mi conosce glielo dico adesso, cioè, insomma primo mese che ho passato qua, ma non che il primo mese tra parentesi in quel di Amelia sia stato invece c'avevo, però insomma ecco, diciamo che diciamo quando ho preso lavoro, diciamo che partire da zero, ecco, da zero in tutti i sensi non è semplice, ecco pensare se sei tenace, Robby ce la fai, se non sei tenace o se c'è qualcuno che ti finanzia, se non c'è nessuno che ti finanzia è impossibile, primo è impossibile, cioè anche se ti dà solo un euro, ecco, se non c'hai nemmeno quello è finita, ma oltretutto anche se quello ti dà un euro ma tu non hai la cosa di dire guarda devi pagarmi tutto finché non è coso, un po' perché non te la, perché ecco, insomma è complesso, cioè non è semplice, ecco, e quindi quindi di che cazzo stiamo parlando, ecco, cioè, ecco, per cui gente che dice ah questo è improduttivo, questa no, è improduttivo perché non dà schei al tuo amico, perché non dà schei a te che già ce n'hai troppi. Ecco, gente che dice così, secondo me è gente veramente che non si è mai trovato nella situazione che mi sono trovato io, e vi posso garantire che io quella situazione la auguro solo al mio peggior nemico, ecco, no che io non lo auguro nemmeno, no, al mio peggior nemico auguro tutto il peggio possibile, ecco, non so di quelli lì, oh no, io non lo auguro nemmeno al mio peggior, no, io al mio peggior nemico auguro morte e disperazione proprio, ecco, e quello che ho passato io non era morte, ma diciamo ci siamo andati anche vicini, e quindi, oh che sega, cioè il problema è che io però non è che posso andare via, perché... fa un caldo bestia e quindi purtroppo cioè non è che posso, e che palle, volevo dire una bestemmia, ecco, ho tutte le volte che inizia la cos'è qua entrano cinici, trovo una situazione. Statene lì. Tanto perché poi dopo c'avevo poco difficoltà, capito? Ci mancava solo. Ci mancava solo la cimice. La bestemmia che avrò dovuto censurare. E non riesco adesso a spegnere sto casino, ok, ecco, c'è proprio di tutto e di più, magari adesso riaccendo anche la luce qui, ah di Gesù, e mo adesso peccato perché qua è caldo, 1, 2 perché ho la finestra aperta e quindi ahimè
è da quest'altra parte sente, per cui mi tocca bisbigliare. Vaffanculo, va. Mancava solo la cimice. Che palle. Stavo dicendo, prima dell'interruzione della cimice, cioè, insomma, non è stato semplice, ecco. E quindi, insomma, vabbè. Ma che ne sanno? Gente che per l'appunto è andata a pranzo e servito di certo sono nulla facente, ecco, che è stato sempre finanziato, che campa di politica sempre, quell'altra idem, per cui chi ha parlato è tutta gente che è campa di politica da sempre, non ha mai lavorato un solo giorno in vita propria, ma non ha avuto nemmeno, dicevo, sono disoccupato, cerco il lavoro. No, non hanno mai nemmeno cercato lavoro, per cui insomma di che cazzo stiamo parlando, ecco. E oltretutto, ecco, non ci hanno mai avuto la cosa di chiedere, si dice, di vergognarsi, la vergogna, il pudore di non di farcela con le proprie forze, non dover chiedere soldi a qualcuno, ecco. E quindi vabbè, stavo dicendo, a parte questo, e niente, non volevo parlare di questo, invece poi alla fine abbiamo parlato purtroppo di questo, vabbè. E che volevo dire? Oh, mannaggia. Vabbè, se io fa blu. E niente, oggi parliamo invece di ciò che è coinvolto qua, tra virgolette. Che io non sto qua, non sto a Venezia, sto a Spineo, però vabbè, diciamo il circondario, cioè la regata storica di Venezia. E che dire, tante sorprese, perché diciamo, sì, per carità, c'è stata qualche vittoria, diciamo, contro i pronostici. Non posso dire anche nulla, tanto che chi gli frega, insomma, chi mi segue, in genere chi mi segue, credo che non sia della zona, per cui insomma poco gliene frega nei nomi, perché altro, insomma, nomi che erano contro i pronostici, non tutti, e fu, insomma, il duo sulle mascherette, per esempio, quello lì sulla mascheretta è una quelle, per esempio, mai vincono regate storiche come se niente fosse, anche se insomma quest'anno, diciamo, c'è stata questa rivelazione di una delle due, e diciamo che la cosa più grossa, diciamo, che mi ha coinvolto è stata, diciamo, la parte della occhio lì, come se non ci fosse un domani, della regata storica che riguardava la sfida del Miero, quella dell'università, anche quest'anno ovviamente, quest'anno so anche l'ordine, forse l'anno scorso pure, ma quest'anno sicuro, cioè quarta dovrebbe essere stata Trieste, terza Vienna, e si sono sfidati ovviamente oggi le due prime e secondo, che erano il CUS di Roma, per cui immagino più università di Roma, non so ora se ce n'era una specifica, visto che a Roma non è che c'è un'università, ma ce n'era diverse, e diciamo l'equipaggio veneziano dei due atenei veneti, che sono, sì, veneti, vabbè, veneziani, non veneti, che sono per appunto Ca' Foscari e lo IUAB. E diciamo la meraviglia sta nel fatto che partita la gara, e diciamo che si sono trovati, insomma, che nelle prime immagini sembrava quasi in testa l'equipaggio romano, e quindi
Ecco, vuoi vedere quest'anno il primo dei 17, se non vado errato, diciamo, sfide miere che invece se lo vince con qualche equipaggio, diciamo, straniero? No, no, non è successo, perché un po' dopo, diciamo, quasi a metà, poco più di metà, insomma, poco meno di metà, no, poco più di metà, è partito, insomma, ha messo il boost e l'equipaggio veneziano, e quindi, insomma, anche quest'anno ce la portiamo a casa, ce la siamo portati a casa. It's coming, Venice, e, anzi, in questo caso it's coming home, ecco, visto che è proprio, ecco, e invece qualcuno si è portato, e quindi ottimo. Quello che non si è, a proposito di it's coming home, vedremo che altro, e la cosa invece che non ha turbato assolutamente, diciamo, meraviglia, è l'ennesimo servizio, diciamo, offerto dalla Rai, che ha fatto schifo, pena e compassione come al solito. Perché? Perché come al solito nelle fasi della gara loro non ti fanno mai vedere per intero una benedetta gara, ma devono farti vedere un servizio su come si eleggeva il dose loge, ok, che dico, chi se ne frega, chi cazzo se ne frega, oppure vediamo un servizio su un film, una roba di Venezia, ma chi cazzo se ne incula, vediamo il servizio su come si, su, no, la roba più assurda era, praticamente arrivo quasi di, che ero, boh, mi pare caorline, mi pare delle caorline, adesso intervistiamo il presidente dell'associazione dei commercianti di Rialto, ma chi se ne frega, ma chi se ne frega, cioè tutte queste cose completamente fuori, fuori, non fuori tema, perché vabbè, stiamo parlando di Venezia, ok, però comunque, cioè, fuori dal contesto specifico, cioè non è che stiamo vedendo come si costruiscono quelle imbarcazioni, facciamo, che ne so, vedere gli allenamenti di questi, come si impara, che ne so, che potrebbe anche starci, non c'entra sempre niente, perché insomma è come se durante una corsa di Formula 1, anziché farti vedere la gara, a un certo punto vediamo adesso come si costruisce una Ferrari, chi se ne frega, cioè, voglio vedere le corse, non me ne frega un cazzo, oppure andiamo a Maranello per, non so, vedere cose, vediamo come si estrae la benzina, cioè, chi se ne frega, vabbè, il petrolio, quindi come si raffina la benzina, cioè, chi se ne incula di queste robe, ecco, invece noi ti fa vedere queste robe, ecco, ma poi ripeto, non dei momenti che sono, per esempio, sono, si stanno posizionando, dice, vabbè, mandiamo un video, perché insomma, mentre si posizionano, no, che è un momento morto, ecco, no, 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 assolutamente, nel pieno della gara, cioè, siete proprio pallosi da questo punto di vista, ecco, proprio pallosi, ma potrei essere peggio, diciamo, già mi sono espresso prima con bestemmione, che avrò dovuto bippare, quindi lavoro in più, e vaffanculo, cimice di merda, e praticamente sì, perché poi mi veniva addosso, non è tanto perché si cosa, perché gli ho dato un calcio, vaffanculo. E niente, quindi stavo dicendo, l'altra cosa è, anziché farti vedere una bella diretta senza interruzioni, senza rotture di coglioni, a un certo punto mi pare arrivo delle donne su mascherette, a un certo punto adesso facciamo vedere il TG Liss,
che con tutto il rispetto per il LIS va benissimo, è giusto, tra parentesi, secondo me non ci dovrebbe essere sta cosa del TG separato, cioè ci dovrebbe essere durante l'edizione normale c'è anche il nomino che sta lì che ciaccola, che fa i gel, che fa i segni, ecco, ci vorrebbe questo se fossi un paese normale, invece noi no, noi dobbiamo fare sempre le cose diciamo, come dire, sempre le cose, non so, se ci abbiamo fastidio, insomma, ecco, vabbè, ci sono parole. E altre nazioni mi fanno vedere che noi no, noi siamo sempre diversi e sempre retrogradi soprattutto. E praticamente però che succede? Che fanno vedere sto cazzo di LIS, con tutto il rispetto ci per LIS, anche se adesso ho detto sto cazzo e non è bello, sta cazzo di edizione, ecco. Ma io mi domando e chiedo, ma chi fa i palinsesti? Ma si droga, fuma qualcosa, è un completo incapace, cioè voglio dire, ma porca di quella puttana, ma perché devi far vedere un TG in mezzo ad una gara, porca di quella puttana zoccola, ma mettila prima, no? Fai prima di partire con la diretta, prima di fare il collegamento, fai vedere sto cazzo di TG, no, lui nel mezzo, perché l'orario è quello, cosa? Ma spostalo, no? Scusami, oh, prossimo TG lì, prossimo TG lì, se non sarà in onda alle 5:30, 6, quando è stato in onda, ma sarà in onda prima, già 5:30 quando inizia alle 6, ecco, ma sarà in onda alle 5:30, fai il TG lì e poi vai con la diretta, no, no, non gli è saltato solamente in mente, poi arrivo dei gondolini, cosa parte? Pubblicità, ma non è stata quella pubblicità, lo ripeto, magari pubblicità in grande riquadrino così noi continuiamo a vedere la gara, manco per il cazzo, manco per il cazzo, oltre al fatto che voglio dire, cioè voi fate lì la telecrona, ma nel frattempo mettete un riquadrino, fateci vedere le persone che corrono, no? Cioè porca puttana, avete droni, avete qualsiasi cosa, avete magari la possibilità di mettere qualcuno in barca magari senza l'audio, così non sentiamo le bestemmie se non dovete palle continuamente come l'ho fatto io, cioè no, no, niente di tutto questo, niente di tutto questo, cioè ma veramente, cioè dai, siete un pianto veramente, con tutto il rispetto, perché hai portato un zatterone con sopra tutto, perché l'ho visto con la mia regia mobile, qualsiasi cosa, la porca puttana miseria, un po' possibile, Televenezia fa una roba molto meglio, fa una roba molto meglio ed è Televenezia e c'è una risoluzione che fa schifo, pena e compassione, e non so che canale c'ha, avrà tipo il 400 il digitale terrestre, manco il 12-13, ecco, loro fanno meglio, cioè, voi fate questo collegamento che pare che è un obbligo, ma lo fate da schifo, e allora tanto vale non lo fate, se lo deve fare così è schifo. Adesso mi aspetto per come si chiama, a parte me se già c'è stato, mi ricordo per la giostra della Quintana di Ascoli, sarà uguale, sarà uno schifo completo, cioè, ma la dovete smettere di fare questi servizi di merda, cioè una gara fatecela vedere per bene, oh, che cazzo mi dovete far vedere strozzi e bocconi che non si capisce una minchia, oh cazzo, porca mignotta, cioè il Nürburgring vedi è lungo non so quanti chilometri, porca miseria, vedi la macchina, la vedi sempre, le gare la vedi sempre continuamente, loro no, loro per quanti metri sarà qualche chilometro, sarà qualche chilometro, porca di quella puttana, non c'è perso di vedere una cazzo di gara dall'inizio alla fine per bene, no, non c'è verso, non c'è verso,
veramente fastidioso, guarda. Ma poi ripeto, sti servizi del cazzo che non servono a niente, TGLIS messo a cazzo, la pubblicità, e poi ripeto, adesso andiamo in pubblicità, ma cazzo, ma stanno arrivando, perché cazzo metti la pubblicità, porca di quella puttana, cioè una roba davanti, cioè, veramente fastidioso, ecco, veramente fastidioso, vabbè, lasciamo perdere. E ultima cosa, direi che le a proposito di Coming Home, insomma, vittoria della nazionale, rappresentanza nazionale di pallavolo, che si porta a casa l'europeo. Ecco, la medaglia d'oro non ci abbiamo fatto, però l'europeo ci abbiamo fatto, ecco. A me qualcuno, no, che ha detto parole, oh, quelle, così. Invece forse, ecco, voi siete presa a coso, invece forse è stato proprio di sprono. Ecco, perché vi siete gongolati sugli allori, prima, cioè durante, prima dei giochi olimpici, e gioia sugli allori, perché diciamoci, stanno cominciato a fare selfie, le robe, Instagram, eccetera, storie, eccetera, e poi dopo sostanzialmente avete fatto mezzo schifo, perché insomma nemmeno una medaglia di bronzo, proprio niente, ecco, eliminate su, non dico subito, ma quasi, ecco. Qua invece avete vinto, perché è arrivata la botta di gente, ecco, vi sono state tante case, sembrava che vincevate non l'oro, il platino, sembrava che eravate più prime del primo, portavate a casa medaglie anche di altre discipline che non c'entrano un cazzo con la pallavolo, e poi dopo niente. E questo è, ok? Oh, dopo vogliamo parlare del fatto che nessuno abbia esultato un cazzo nella differenza degli 11 inutilmente milionari, beh, questo è un altro paio di mani, e questo fa ancora più schifo, come fa ancora più schifo il fatto che, per esempio, nelle Paralimpiadi ci portiamo a casa una roba come quasi 70 medaglie, che 69 mi pare, 64, insomma parecchie, più di 60, e morale della favola, ne è fregato quasi un cazzo a nessuno, ecco, è fregato un cazzo a pochi, ecco. Purtroppo, vabbè, che dire, insomma, è inutile, e poi dopo salta fuori il presidente del comitato paralimpico e dice, questo deve essere incentivo, questo è un incentivo che lo frega a cazzo, purtroppo, lo dico, purtroppo, perché anche il discorso là, cioè fa più rumore. Nino Banfi che dice porca puttana in un cazzo di spot sempre centrato solo esclusivamente su sto cazzo di calcio, che tre corridori che vincono rispettivamente medaglia d'oro, medaglia di bronzo, medaglia d'argento, medaglia di bronzo nella stessa gara della stessa nazione, podio solo italiano, ecco, nei 100 metri oltretutto, e questo, che dire, insomma, ecco, cioè, diciamo, sta questo paese, è inutile che poi dopo salta fuori, che era, mi pare fosse Di Maio, o mi pare fosse il ministro degli esteri, e dice non dobbiamo evitare che che l'Afghanistan diventi un paese fallito. Ti do sta notizia, caro Di Maio, il nostro paese è un paese fallito, ecco, è un paese, diciamo, che a livello di debolezza, di questa cosa, siamo avanti alla Francia, ecco, anche lì, anche quando c'è da fare schifo, come ho visto, ecco, come ho visto su un video ultimamente, dice noi siamo primi anche quando c'è da fare schifo, ecco,
Cioè, nel senso, dovevamo essere sotto per, insomma, perché più un punteggio ce l'hai alto e più, insomma, non è una buona cosa. Ecco, in questo caso, cioè perché abbiamo infrastrutture che fanno cagare. Abbiamo uno Stato che addirittura sono delle regioni in Italia che nemmeno le governa. Ecco, sono in mano alla criminalità, diciamoci come stanno. Diciamo che buone parti del paese, cioè, c'è un paese qua vicino, Eraclea, non è che stiamo a parlare di chissà dove, saranno 30 o 40 chilometri da qui, che è stato sciolto per mafia, non so se è chiaro, ecco, per cui insomma, cioè, di che cazzo stiamo parlando? Cioè, questo è un paese, e poi ecco, poi il paese che sta dietro 11 milionari e poi il resto possono vincere anche per la medaglia di platino e se essere campioni finché morti in eterno, ecco, non più superabili, cioè hanno vinto loro, basta, non si fa più la competizione perché tanto ormai sono loro i campioni, eppure non frega cazzo a nessuno. Pure frega a chi gli piace quello sport e basta, ne so, quattro gatti, perché il resto gli piace solo esclusivamente quegli 11 milionari di merda che io li prenderei a randellate nei denti, loro e chi li segue. Ecco, e quindi vabbè, che dire, con questa considerazione direi di chiudere quella puntata. Domani, come ho già detto, inizia una puntata, sì, una puntata inizia. Inizia la settimana di M, molto movimentata, ecco, M perché è movimentata, però domani forse avremo novità, ma chissà, magari ve lo dirò nella prossima puntata, e soprattutto domani lunedì, quindi lunedì dopo film, tutti i lunedì alle 9:15 di sera su La Fornace TV. Domani ci dovrebbe essere, credo, Cancro, le cure proibite, credo, non me lo ricordo, e credo che dalla prossima dovrebbe iniziare invece il mese 11 settembre, per cui credo che ci sia Fahrenheit 9/11, e credo, però boh, magari sarò più precisa la prossima puntata. Noi ci salutiamo e, come già detto, ci vediamo alla prossima puntata.